Cade pesantemente il Cesena nel confronto casalingo contro la San Benedettese. La squadra di Modesto affonda sull'1-3, complice un primo tempo nefasto in cui gli ospiti firmano il doppio vantaggio con le reti di Rapisarda al 24esimo, colpo di testa sotto misura sugli sviluppi di un corner e di Angiulli al 29esimo col centrocampista rossoblu che pesca una conclusione precisa su cui Agliardi nulla può. Il Cesena si vede solo ad inizio ripresa grazie all'ingresso di Zerbin, che dà maggior vivacità al gioco bianconero. Butic coglie un palo clamoroso al termine di un'azione non finalizzata proprio dall'esterno e lo stesso Zerbin è protagonista al 62esimo di un'azione dirompente sulla sinistra, condita dall'assist che Borello non può proprio esimersi dal tramutare nel gol che riapre l'incontro. È solo un'illusione però. Zerbin entra in contatto con Gelonese, ma per Colombo non ci sono gli estremi per concedere il rigore e allora la Samba allunga nuovamente con Miceli, che trova un'altra incornata fatale per Agliardi sulla punizione di Frediano. Padroni di casa che colgono poi una traversa clamorosa con Cioffi, mentre la San Benedettese resta in 10 nel finale per l'espulsione del proprio portiere Santurro. Tra i pali va Cernigoi, ma il Cesena non riesce più a rendersi pericoloso e la sfida va così in archivio con un 1-3 che lancia i marchigiani al terzo posto, mentre il Cesena resta inchiodato a quota 10 punti.